nazionale etrusco di Villa Giulia, dedicata al santuario di Pirgi, porto dell'antica Cere, Cerveteri, presso il castello di Santa Severa. Alle mie spalle lo spettacolare frontone del lato posteriore del Tempio A, costruito intorno al 470-460 a.C. e dedicato a Thesa Leucothea, la dea bianca dell'aurora. Nella lastra centrale, questa è l'unica ricomposta da molteplici frammenti, sono rappresentati due episodi della mitica vicenda dei sette contro Tebe, vicenda che è narrata nella tragedia di Eschilo, che fu rappresentata ad Atene nel 467 a.C. Ma qual è l'antefatto di questo scontro dei sette contro Tebe? Alla morte di Edipo, i due figli Eteocle e Polinice avevano deciso di regnare sulla città un anno per ciascuno, ma alla fine dell'anno di regno che spettava ad Eteocle, Eteocle si rifiutò di cedere il posto al fratello Polinice, che quindi, con l'aiuto di Adrasto, re di Argo, decise di muovere guerra alla propria patria e al fratello. Nella tragedia di Eschilo, quando il messaggero arriva e riferisce che Polinice sta attaccando la città schierando presso le sette porte altrettanti guerrieri, quando nomina la settima porta e fa il nome dello stesso Polinice, Eteocle capisce che in quella porta dovrà contrapporre se stesso, malgrado le resistenze del coro delle donne che presagiscono la tragica fine. E infatti i due fratelli si uccideranno vicendevolmente. Ma guardiamo nel dettaglio gli episodi che sono rappresentati nel nostro alto rilievo. I due episodi pongono l'accento entrambi sulla smisurata ambizione degli uomini, sulla tracotanza che li spinge al disprezzo delle regole, quelle umane e quelle divine, la iubris, e sulla conseguente punizione divina. In chiave politica, essendo il santuario di Pirgi espressione della politica di Cere, la decorazione va letta come una condanna, una presa di distanze dal precedente regime tirannico di Tefale Velianas, che era caduto intorno al 480, e come l'affermazione di un nuovo potere politico. Allora vediamo in secondo piano Capaneo, sull'estrema destra del rilievo, che è uno dei guerrieri che combatteva al fianco di Polinice, che aveva osato imprecare contro gli dei, che viene fulminato da Zeus, lo vedete, che si sostituisce a Polifonte, il guerriero tebano a lui contrapposto, che quasi scompare sullo sfondo. E in primo piano, invece, al centro, Tideo, che sta consumando il suo efferato delitto, sta azzannando il cranio di Melanippo per divorarne il cervello, mentre la dea Atena, la vedete a sinistra, arretra inorridita. Ed è questo l'episodio che particolarmente ci interessa. Ma che cosa era successo? Tideo era un guerriero di Polinice, Melanippo un tebano, un guerriero di Eteocle, quindi sta combattendo dalla parte dei tebani assediati. Nello scontro presso la porta che li vedeva contrapposti, i due in realtà si erano vicendevolmente feriti a morte, però Tideo, in un empito di rabbia, benché morente, spacca il cranio di Melanippo e ne divora il cervello. La dea Atena perché qui? Perché la dea era stata mandata da Zeus per salvare Tideo dalla morte, portando con sé un farmaco miracoloso che gli avrebbe garantito la sopravvivenza e l'immortalità, e quella ampolla che tiene in mano. Ma di fronte a tale brutalità arretra inorridita e lo lascia morire. L'episodio di Tideo che divora il cranio di Melanippo è evocato da Dante nei versi 124-139 del canto 32 dell'Inferno, in cui, camminando insieme a Virgilio sulla superficie ghiacciata del lago Ticino, incontra i traditori della patria, che sono immersi fino al viso nell'acqua ghiacciata, lividi per il freddo. A un certo punto il poeta nota due dannati imprigionati nel ghiaccio in una stessa buca, e uno dei quali tiene la testa sopra quella dell'altro come un cappello. E infatti Dante dice: noi eravamo già partiti da Ello, era Bocca degli Abati, che io vidi due ghiacciati in una buca, sicché l'un capo all'altro era cappello. Il dannato che sta sopra addenta orribilmente il cranio di quello che sta sotto, nel punto in cui il cervello si unisce al midollo spinale.
e come il pan per fame si manduca, così il sovran li denti all'altro pose, là bel cervel s'aggiugne con la nuca. Ed ecco il paragone con Tideo. Non altrimenti Tideo si rose le tempi a Melalippo per disdegno, che quei faceva il teschio e l'altre cose. Dante si rivolge quindi al dannato e gli chiede la ragione di un odio così smisurato nei confronti del compagno di pena, promettendogli, se ha ragione di lagnarsi di lui, se ha ragione di lui ti piangi, di rendergli giustizia nel mondo, rivelando ciò che lui gli dirà. Nel canto successivo, il 33esimo, il dannato solleva la bocca dal fiero pasto e risponde: è il conte Ugolino della Gherardesca, e Oreste Baldini, artista multiforme, gli ha dato voce leggendo per noi i versi 1-78 del 33esimo canto dell'Inferno. È il nostro omaggio al sommo poeta in occasione del Dante Dì 2021. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a capelli del capo che egli avea di retro guasto. Poi cominciò: tu vuoi ch'io rinnovelli, disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando, pria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser di inseme, che frutti infami al traditor chi rodo, parlare e lagrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu devi saper chi fu il conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò per chi son tal vicino. Che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titolo della fame, e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già quando io feci il malsonno, che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e lupicini al monte perché i pisambi der Lucca non ponno, con cagne magre, studiose e conte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi si avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi pareano stanchi lo padre e figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fenderli fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figlioli ch'era con meco, e di mandar del pane. Ben se crudel, se tu già non ti duoli pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. E io sentì chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso i miei figliuoi senza far motto. Io non piangea, si dentro impetrai, piangevan egli, e anzi il muccio mio disse: tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lacrimai, né risposi io, tutto quel giorno nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi, ed ei, pensando ch'io il fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser: padre, assai ci fia mendoglia, se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia. Quetammi allor per non farli più tristi, lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Ahi, dura terra, perché non t'apresti? Poscia che fummo al quarto divenuti, Gaddo mi si gittò disteso a piedi, dicendo: padre mio, che non mi aiuti! Quivi morì, e come tu mi vedi, vidio cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi già cieco a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai, poi che fur morti. Poscia, più che il dolor, poté il digiuno.
Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti, riprese il teschio misero coi denti che furo all'osso come d'un can forti.